Sindaca, da qualche giorno Novellara è in apprensione per la sparizione di una ragazza di soli 18 anni. Il comune di Novellara stesso, insomma, si era occupato di lei qualche tempo fa. In che modo? Ma all'indomani sostanzialmente della richiesta di aiuto che è provenuta direttamente dalla ragazza, chiaramente sono scattate tutte le forme di protezione che i servizi sociali applicano in casi come questi. Quindi la ragazza nel giro di poche ore sostanzialmente è stata messa in protezione presso una comunità. Questo perché lei aveva riferito di essere appunto vittima del tentativo di un matrimonio combinato, quindi ha reagito all'idea di essere portata nel proprio paese di origine e ha chiesto aiuto. A questo aiuto è stata data una risposta fino a che purtroppo la ragazza ha deciso spontaneamente di allontanarsi dalla comunità presso la quale appunto i servizi la tenevano in protezione e purtroppo da lì se ne sono perse sostanzialmente le tracce. Lei è entrata in comunità da minorenne, appunto, perché poi ha compiuto la maggiore età pochi giorni dopo essere stata messa in protezione e ora naturalmente abbiamo un senso di preoccupazione, di apprensione, perché naturalmente non abbiamo più notizie. A preoccupare anche il fatto che contestualmente tutta la sua famiglia è andata in Pakistan senza tra l'altro nessun preavviso. Ecco, certo, questo è l'altro elemento effettivamente che preoccupa tantissimo perché sostanzialmente abbiamo perso le tracce della rete familiare, quindi la scomparsa della ragazza, il non avere più la famiglia, è chiaro che desta sospetti e preoccupazioni che speriamo siano solo sospetti e preoccupazioni e auspichiamo davvero che questa persona si sia allontanata spontaneamente trovando rifugio magari presso qualcuno o in qualche luogo a noi oggi sconosciuto. È evidente però che la situazione merita un approfondimento e indagini molto accurate. Le ricerche dei carabinieri sono partite dalla Cascina, alla periferia di Novellara, dove abitava la famiglia, dove abita la famiglia, dove si potrebbe presumere che lei abbia in qualche modo trascorso anche gli ultimi giorni qui a Novellara, e proprio in queste ore i carabinieri hanno diffuso la sua fotografia. C'è voglia, insomma, anche di lanciare un appello se qualcuno magari ha qualche notizia o se può averla vista. Sì, assolutamente. Sono tempi molto difficili in cui stiamo ancora cercando di combattere contro un'emergenza sanitaria che è anche molto limitante da un punto di vista degli incontri della socialità, ma c'è effettivamente la richiesta che a questo punto è da diffondere rispetto a questa giovane che ha certamente ancora bisogno di aiuto, di sostegno, di protezione, probabilmente. E che speriamo di poter rintracciare perché il comune, i servizi, tutta la rete è assolutamente pronta e disponibile a tendere la mano come sempre si è fatto in questi casi. Abbiamo solo bisogno di ritrovare la persona e garantirle quello per cui lei si è ribellata e quindi garantirle la sicurezza, la libertà e la protezione.